Padre Alex Zanotelli, da sempre in prima linea per quanto riguarda le battaglie civili, da sempre in prima linea per quanto riguarda questa di battaglia civile. Non poteva mancare in questa importante due giorni. Sì, anche se siamo presissimi su Napoli con mille problemi, è stato importante per me venire almeno solo oggi, perché domani sono bloccato, ma viviamo un momento estremamente difficile per l'acqua, per cui è importante ricompattarci con forza, come chiamiamola, come cittadinanza attiva, per resistere a questa nuova spinta che adesso è verso la privatizzazione totale, la spinta del governo Renzi. Certo, è incredibile che si parli di ponte di Messina quando Messina appunto è senza acqua, per esempio. Quella del ponte, non so se chiamare mai una barzelletta o che cosa, ma la cosa grave di Renzi è che lui sta spingendo ormai con il patto di stabilità, con la spending review e giù con tutte queste leggi Madia, eccetera, sta spingendo verso la privatizzazione dell'acqua. Essenzialmente sembra mai chiaro che Renzi voglia dare l'acqua italiana a quattro, chiamiamole piccole sorelle, quattro piccole multinazionali: Iren, che prenderebbe Liguria e Piemonte, A2A, che prenderebbe la Lombardia, Hera, che adesso è soprattutto in Romagna ma si prenderebbe il Veneto e anche parte della Toscana, e poi Acea, che adesso è Lazio, Roma e Lazio, ma si prenderebbe buona parte dell'acqua del sud. Questo a 4 anni dal referendum è di una gravità estrema, vuol dire che la politica obbedisce solo alle logiche della finanza, alle logiche, chiamiamolo, dei poteri economico-finanziari. La politica in questa maniera è finita anche la democrazia, perché il popolo italiano si è espresso con chiarezza, ma una chiarezza estrema, con il referendum, ciò che la politica non riesce invece a digerire. E si è espresso con altrettanta chiarezza, io sono un prete, un missionario, si è espresso con altrettanta chiarezza Papa Francesco in Laudato Si, in un testo in cui parla di diritto, connessione con l'acqua, diritto alla vita, che in campo cattolico era soltanto inteso come aborto, come eutanasia, mentre anche l'acqua è diritto alla vita, eppure non c'è nulla da fare. La finanza va avanti come un rullo compressore per guadagnare su tutto. Ecco, Padre Alex, appunto approfitto della sua presenza qui proprio perché quella di un religioso viene vista come una presenza atipica all'interno di movimenti sociali, come può essere appunto quello dei beni comuni. Però appunto, come ha detto anche il Pontefice, più volte si è espresso, ecco, non è un buon periodo per la Chiesa secolare, appunto sappiamo lo scandalo che è proprio di questi giorni. Lei cosa risponde a chi dice per esempio che Papa Francesco potrebbe essere definito un comunista, seppure atipico? No, Papa non è un comunista chiaramente, ma soltanto sta facendo che cosa? Ritraducendo quello che è, chiamiamolo, io lo chiamerei proprio l'insegnamento di Gesù, traducendolo in pratica. Uno dei drammi per me della Chiesa italiana, ma anche della Chiesa europea, è questa incapacità a legare fede e vita. Cioè, se io credo davvero nel Dio della vita, questo Dio in cui credo veramente si è impiegato 4 miliardi di anni a regalarci questo pianeta, allora è chiaro che devo impegnarmi a difenderlo in tutte le maniere, questo pianeta, perché è un dono enorme. Se l'acqua è la fonte di tutta la vita e Dio il Dio della vita, mi impegnerò davvero a difenderla. Perché il problema che cos'è adesso? Non è più il petrolio, è l'acqua. Io come missionario so che domani tanti poveri di questo mondo dovranno morire per sete, oggi muoiono per fame, domani avremo 100 milioni che moriranno per sete, perché se le multinazionali metteranno le mani sull'acqua oggi, in un momento come questo, climatico, drammatico, in cui rischiamo di perdere buona parte delle fonti idriche, se loro si metteranno sulle mani e lo venderanno
a fior di quadrini, i poveri non avranno i soldi a comprarsi e saranno destinati a morire di sete. No, l'acqua è un diritto fondamentale umano. Quindi questo è un problema di fede per me, ma anche per Papa Francesco. Tra l'altro Papa Francesco, gli vorrei ricordare proprio quello che lui ha detto ai movimenti popolari, perché spesso noi pensiamo che questa cosa ci fa un prete dentro i movimenti popolari. Cavoli, il Papa è proprio lì dove dovremmo essere, a fianco degli ultimi, dei poveri, organizzandoli per chiedere i loro diritti fondamentali, camminando con loro. Questo è il nostro ruolo fondamentale.